grazie, grazie Mara, grazie per quello che stai facendo. E io saluto solo brevissimo, con Raffaella abbiamo fatto un giro, una parte della campagna elettorale, dovevi venire anche tu. Però quando c'è di mezzo Salerno io riesco un comizio a Terese e devo dire che insomma i temi nostri saranno tutti i temi di questa bellissima campagna elettorale, difficili, ma quelle difficili sono le più belle. Quindi da una parte l'hai detto tu, c'è una grande leadership che noi dobbiamo rafforzare in questo momento, e attorno a Berlusconi c'è una cultura politica che è la cultura politica del fare, perché noi se dimentichiamo questo poi ci sta carisma, ci sono valori, ma le cose importanti sono le cose che fai, e ci sta chi invece un po' le promette o c'è qualcuno che dice sono gli altri che non le sanno fare. Allora insomma votare tra chi promette da una parte, da chi pensa di dire vanno tutti male, quindi se vanno tutti male dovete votare per me, ma non propone niente di nuovo. Credo che dobbiamo con forza, con serietà, dimostrare che invece le cose si possono fare. Quindi io non devo dire molto, ma credo che se stiamo qua insieme, non è merito mio personale, ci mancherebbe, ma credo di una politica che abbiamo messo in campo alla regione insieme con i parlamentari, con i consiglieri regionali che sono qui, ma con molto di più, con gli amministratori, con i sindaci, con i consiglieri comunali e con i cittadini che ci hanno sostenuto. Se oggi parliamo qui a Salerno che aumentano le bandiere blu, non è che il blu è un colore che va lì, abbiamo comprato un pochettino di pittura, e vuol dire che si è fatta una campagna sulla depurazione tale che ha prodotto più bandiere blu, quindi un mare più pulito per Salerno. Se si parla dei grandi interventi che riguardano le strade, il dissesto, oggi si parla di queste strade perché ci abbiamo messo noi la testa per risolverlo. Se si parla di porto, o si parla di tutte le altre grandi questioni che riguardano Salerno, l'aeroporto, si parlano perché siamo noi che l'abbiamo messo in campo. E poi, visto che capisco che ci vuole una campagna elettorale, bisogna dare notizie, no? Sappiamo sapere di Mara, ma possiamo dare notizie che in campagna elettorale non si devono utilizzare ai fini strumentali, però permettetemi di togliere un sassolino dalla scarpa, almeno questa, perché non voglio aggiungere troppo, però insomma posso dire che stiamo sulla buona strada per quanto riguarda la riapertura della metropolitana di Salerno. Siamo sulla buona strada perché abbiamo fatto un incontro molto produttivo al Ministero, la Regione ha le idee chiare, mi raccomando non lo dite troppo in giro al Comune, perché se no se si mette il Comune di mezzo rischiamo di non riuscire a riaprire questa metropolitana. Noi vogliamo l'intesa istituzionale, invece vogliamo, noi siamo persone del fare, vogliamo risolvere i problemi, quindi soprattutto in bocca al lupo. La campagna elettorale, io lo dico sempre, si fa con la testa, e che l'abbiamo credo dimostrato, si fa con il cuore e con la passione, che devo dire Mara rappresenta la testa e il cuore. Mara, ora dobbiamo metterci le gambe e riconquistare fino all'ultimo voto. In bocca al lupo, buon lavoro ai nostri candidati, a Raffaele, a Marzia e a tutti gli altri.